Stadio Salvo d'Acquisto di Loreto. Siamo nel pre-gara della finale regionale playoff di promozione tra Camerano e Potenza Picena. Andiamo a sentire le impressioni dei due presidenti, Andrea Savoretti del Potenza Picena e Giuseppe Giacomelli del Camerano. Presidente, una partita da dentro fuori che vale un'intera stagione? Eh beh, indubbiamente sì. Come sembra che tutte quante valgono una stagione, questa in particolar modo. Vedremo quello che succede. Come ripeto, contro la Lorese, motivazioni e stimoli stanno alla base. Oggi noi credo che siamo anche accerchiati in una cornice di pubblico impressionante e speriamo di mettercela tutta e di far giù i nostri tifosi. Presidente, le aspettative per questa partita che vale l'eccellenza? Le aspettative, come tutte le finali, uno spera sempre di vincere, poi c'è tante situazioni, tante incognite, tante cose, però tutto può succedere, il campo che detta legge. L'unica anomalia che c'è qui oggi su questa finale è che io sono nato a Potenza Picena e ci ho vissuto fino a 30 anni, poi mi sono trasferito a Camerano e sono il presidente del Camerano. Io faccio tifo per Camerano, ci mancherebbe altro, però alla fine se vince il più forte, il migliore, va bene tutto quanto. Le formazioni stanno scendendo in campo, Potenza Picena che si schiera con un 4-2-3-1 che vede Natali in porta, poi Monaco, Monteneri, Sulce, Deja, Biondi, Croceri, Mariani, Pepi e De Crizietta. In panchina, Sollini, Marzola, Tartabini, Riganelli, Riccardo Santoni, Savoretti, Latini, allenatore Giuseppe Santoni. Il Camerano si schiera con un 4-4-2 con Ruspantini in porta, poi Stella, Michele Santoni, Tombesi, Spinaci, Defendi, Piangerelli, Giacchetta, Taddei, Cecchini e Mattia Santoni. In panchina Salvatore, Marchionne, Recanatini, Biagioli, D'Antonio, Spina, Beldomenico. Allenatore Luca Montenovo. Arbitrerà l'incontro il signor Beldomenico Andrea di Iesi, che sarà coadiuvato dagli assistenti Forconi Riccardo di Ancona e Leonardo Battista di Pesaro. Calcio d'inizio per il Potenza Picena. Prima azione per il Camerano. Al terzo Tombesi riprende dal limite e calcia alto sopra la traversa. Sesto minuto. Cross di Croceri, cade in area Pepi, affrontato da Cecchini, ma per l'arbitro tutto regolare. Quindicesimo minuto, Piangerelli dal limite per Taddei, ma posizione di offside. Ventesimo minuto, Rosati da buona posizione, calcia in porta, bravo Ruspantini a bloccare a terra. Ventiquattresimo, cross dalla sinistra di Mattia Santoni, Giacchetta di testa allunga sul secondo palo dove Taddei si fa trovare pronto per mettere la sfera in fondo al sacco. Camerano in vantaggio, Camerano 1, Potenza Picena 0. 33esimo, rovesciata in area di Pepi, ma l'arbitro fischia per gioco pericoloso del centravanti giallorosso su Capitan Tombesi. 42esimo, Ecrizietta dalla destra crossa tutto solo, Deja di testa mette alto sopra la traversa. Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo. Il secondo tempo comincia con il Potenza Picena riversato in attacco. 55esimo, calcio di Croceri e pallone che esce di poco. A questo punto Giuseppe Santoni si gioca tutte le sue carte facendo entrare Latini e Riccardo Santoni. 81esimo, Pepi manda fuori di poco su cross di Ecclizietta. 94esimo minuto, Defendi per Giacchetta che crossa per D'Antonio solo davanti a Natali che è bravo a parare il tiro. 95esimo, rinvio di Monaco per Monteneri che viene anticipato dal difensore, sfera verso Latini ma Stella lo contrasta agevolando la presa a terra di Ruspantini. Ghiotta occasione divorata
per il Potenza Picena. Triplice fischio di Beldomenico di Iesi e Camerano che batte il Potenza Picena per 1-0 grazie al gol di Taddei al 24esimo del primo tempo e sale per la prima volta nella sua storia in eccellenza. Andiamo ora a sentire le parole dei protagonisti. Luca Montenovo, allora mister, bella condotta di gioco, avete segnato alla prima occasione nel primo tempo e con quel gol di Taddei avete consegnato per la prima volta nella storia l'eccellenza al Camerano. Ma sì, io ringrazio i ragazzi perché sono stati veramente splendidi. Tutto il campionato abbiamo sofferto con infortuni e chi ha subentrato agli altri hanno fatto non il 100%, neanche il 110%, tantissimo. Vi dico solo questo, ci mancavano 3 squalificati, un infortunato importante. Questa mattina Brandoni è stato ricoverato al pronto soccorso per una colica renale. Siamo arrivati allo stadio, abbiamo trovato le scarpette, che ci siamo allenati ieri senza scarpette, quindi tanti giocatori hanno giocato con scarpe di altri giocatori. Quindi abbiamo sofferto fino alla fine e penso che ce la siamo meritata tutta. Quindi complimenti grandissimi ai ragazzi perché il merito è gran parte di loro. A chi dedica questa vittoria? A tutta la società, a un po' di persone della società che non c'erano più, a mio padre, a tante persone, insomma. Ma prima di tutto ai ragazzi perché sono stati veramente, veramente incommiabili. Michele Taddei, al 24esimo minuto del primo tempo hai consegnato l'eccellenza al Camerano. Io volevo ringraziare tutti i miei compagni perché veramente venendo da dicembre ho trovato un gruppo fantastico. Gente meravigliosa che sapeva esprimere il calcio come che in promozione secondo me non si vede da tutte le squadre. E giocatori, amici, proprio guarda, un'emozione grossa. Sono contento per il gol, sono contento per il gol perché se lo meritano tutti. Grazie. Ok. Iuri Crocieri, capitano del Potenza Picena, una sconfitta che è arrivata sull'unico errore difensivo nel primo tempo, poi una ripresa votata all'attacco, non siete riusciti a trovare il gol per giocarvela. Sì, ha detto benissimo, è stata letta molto bene la partita, abbiamo fatto mezzo errore il primo tempo in cui abbiamo preso gol. Secondo tempo abbiamo provato a giocare, a buttarci in avanti per poter pareggiare, ma così non è stato. Voglio ringraziare i tifosi che sono venuti numerosi come sempre, come ogni partita in casa e fuori. Sono il nostro valore aggiunto, oggi purtroppo non è servito, però ripeto, come ho detto ai ragazzi, no, non è una partita che butta via una stagione intera. Abbiamo fatto una grande stagione. Siamo partiti con l'obiettivo di raggiungere la salvezza e siamo arrivati al secondo posto con la miglior difesa e ripeto, ecco, non è una partita che butta via una stagione, dispiace perché è normale che perdere la finalissima dispiace un po' a tutti, però ci proveremo l'anno prossimo, dai. Grazie, in bocca al lupo.